Per un anno non potranno accedere né stazionare vicino a due discoteche di Pescara né entrare negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento della Movida cittadina. I 14 giovani pescaresi e stranieri che lo scorso 31 ottobre erano stati denunciati per una rissa avvenuta intorno alle 4 di mattina all'esterno di un locale del capoluogo adriatico. Il provvedimento Daspo Willy è stato firmato dal questore Luigi Liguori, che oggi, incontrando la stampa insieme al capo della divisione anticrimine Gennaro Capasso, ha ricordato che due gruppi di ragazzi per futili motivi si erano scontrati e quattro di loro erano stati costretti a far ricorso alle cure mediche in ospedale, dove erano state riscontrate lesioni guaribili in un periodo compreso fra 7 e 15 giorni. Il provvedimento riguarda maggiorenni che hanno età compresa tra 21 e 30 anni, ma il fenomeno riguarda sempre più spesso anche i minorenni. Quanto preoccupa questo fenomeno? È un fenomeno che al momento non è preoccupante, ma desta attenzione, perché abbiamo avuto diverse risse nel capoluogo, risse che in questo caso hanno dato origine a questi 14 DASPO. Si trattava di un locale pubblico dove è iniziata questa rissa e poi è stata proseguita all'esterno del locale. Abbiamo colto l'occasione per parlare di ragazzi di 14-15 anni che aggrediscono per futili motivi altri ragazzi, spesso che provengono dalla provincia oppure che provengono da altre province. Questi giovani si muovono, mostrano aggressività nelle ore pomeridiane. Cosa vuole dire alle famiglie? Questi ragazzi, considerata la giovanissima età, escono intorno alle 16 del pomeriggio per far rientro entro le 22 e proprio queste risse avvengono nel tardo pomeriggio, quindi le famiglie devono avere un livello di attenzione, perché anche e in queste fasce orarie possono essere coinvolti in episodi del genere, quindi ci deve essere un'attenzione reciproca sia delle famiglie che delle istituzioni al fenomeno. Un monito può essere rivolto anche ai proprietari dei locali per quanto concerne la somministrazione di bevande alcoliche? Certamente, la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni è vietata e quindi tutti i locali, tranne pochissime eccezioni, rispettano il divieto. A volte qualche utente cerca la somministrazione camuffata tramite sostanze alcoliche all'interno di bevande analcoliche, ma l'attenzione è alta e la stragrande maggioranza dei gestori rispettano le normative.